Buongiorno ragazzi, la prima cosina che faccio quando mi sveglio naturalmente è accendere l'albero di Natale. Ta-ta-tan. E tra l'altro vi faccio vedere perché ieri ho preso anche una cosina da Chanel e Chanel Beauty e vi farò vedere naturalmente, spacchetteremo i regali di Natale e vi farò vedere tutto quanto. Ci hanno messo anche questa medaglietta molto carina con il logo, ma per adesso lo lasciamo al suo posto perché non lo aprirò prima di Natale, ovvero sotto l'albero. Buongiorno ragazze, postazione skincare. Mi sono appena svegliata, quindi perdonate la faccia. Adesso facciamo skincare e make-up assieme. Oggi per la skincare andremo ad utilizzare il brand Elever Cosmetics ed inizio proprio con la crema occhi. Questa è la Elever Eye Skin, come potete vedere è quasi finita, mi è piaciuta moltissimo questa crema, è molto molto idratante e si assorbe velocemente, la metto sia la mattina che la sera. Sempre super importante per me applicare la crema occhi e tra l'altro quando vado a picchiettarla vado anche un pochino a massaggiare la zona, così riattivo la microcircolazione, un pochino si sgonfiano anche le borse, migliorano le occhiaie. Ok, adesso passiamo alla crema viso, sempre della stessa linea. Anche di questa, come potete vedere, ne ho utilizzato un bel po'. Non so perché finisco sempre prima le creme occhi, ma sì, anche questa mi sta piacendo molto. Starbucksino non può mai mancare, questo è il frappuccino versione natalizia, si chiama Creamy Mocha Delight. Ragazzi, è la fine del mondo. Applichiamo anche la nostra crema idratante. Questa è una crema che applico solitamente la mattina e si assorbe molto in fretta, quindi poi posso passare subito subito al trucco ed è anche molto delicata. Poi fondotinta, anche questo è di Elever Cosmetics, si chiama Supreme Skin e la figata di questo fondotinta è che ha fattore protezione 50+. Ha un'ottima coprenza questo fondotinta, come sapete a me piacciono i fondotinta che appunto riescono a coprirmi le imperfezioni. E questo ha un ottimo bilanciamento tra effetto naturale e coprenza buona. La mia colorazione, tra l'altro, è Porcelain. Ho anche Ivory, che è leggermente più giallino, mentre Porcelain è molto più rosato come sottotono. Tra l'altro, ragazzi, oggi è l'ultimo giorno in Olanda. Sto per partire per l'Italia per Natale. Vado a passare il Natale, insomma, la vigilia, Natale, Santo Stefano, con i miei genitori a Trieste. So che tutti mi chiederete come faccio con i gatti, ma c'è un'amica che viene qui ogni giorno da loro, che non si sposta da Amsterdam e abita anche qua vicino, quindi si ferma anche con loro, li coccola, oltre ovviamente a dargli la pappa e tutto quanto. Oggi quindi ho un sacco di cosine da fare, che sono veramente le ultime cosine prima di partire. Ho già fatto tantissimo shopping natalizio, non so se mi starà tutto nel bagaglio domani, lo spero. Sono anche felice perché parto con un volo per la Slovenia, quindi atterro a Ljubljana, la capitale slovena, e poi viene a prendermi mio papà. A volte prendo il volo per Venezia, a volte per Ljubljana, dipende un po' ovviamente dal costo e dagli orari, perché non voglio mai partire né troppo presto né troppo tardi, e questa volta appunto c'era questo volo per Ljubljana. Sono sempre contenta di atterrare a Ljubljana, vabbè, a parte il fatto che è anche molto più vicina a Trieste rispetto a Venezia, quindi sono contenta per i miei genitori che vengono a prendermi, che non devono farsi più di 45 minuti di strada. E in più sono sempre anche contenta di andare in Slovenia, proprio perché mi manca parlare la lingua, mi manca essere in Slovenia, quindi insomma mi fa molto molto piacere. Ho già fatto il check-in, ma appunto devo fare un sacco di cosine ancora in centro, tra cui faccio anche il semipermanente oggi perché mi sono resa conto che era troppo cresciuto e domani parto, quindi poi non posso farlo, oh mio Dio, quindi appunto dobbiamo fare anche il semipermanente. E poi naturalmente la valigia questa sera. Effetto del fondotinta, a me piace tantissimo, mi dà un effetto super super naturale, però coprente, e in più la mia pelle è protettissima dal sole, perché davvero meglio di fattore protezione 50 più davvero non posso sperare. E non sono tantissimi i fondotinta che hanno questa protezione solare alta, quindi è un ottimo fondotinta secondo me da avere
ricordiamoci sempre, sia in inverno che in estate. Tra l'altro, piccola curiosità, i Lever Cosmetics, vi lascerò il link giù nel box informazioni così potete andare direttamente sul sito a vedere i prodotti che sono fantastici, ma un prodotto molto interessante di questo brand è il siero per ciglia. Posso assicurarvi che funziona e lo sto utilizzando anch'io in questo momento per le mie ciglia, quindi date un'occhiatina appunto non solo ai prodotti skincare e fondotinta, ma anche a questo siero ciglia che è pazzesco. Oltre al sito giù nel box informazioni vi lascerò in sovrimpressione anche il codice sconto che mi ha dato l'azienda per voi. Il codice è Nicole15 e vi dà diritto al 15% di sconto senza spesa minima su tutto il sito Elever Cosmetics. Ricordatevi che non ci guadagno mai nulla se utilizzate i miei codici sconto, tanto per essere chiara e trasparente. Altra cosina tra l'altro che dobbiamo fare oggi, perché sono passate esattamente 2 settimane da quando ho fatto il botox antisudore, quindi oggi in realtà ho la visita di controllo, che in realtà forse 2 settimane sono, è domani, però siccome parto appunto l'abbiamo anticipata di un giorno. E vi devo dire la verità, adesso, perché appunto il botox ha il suo massimo, cioè agisce dopo 2 settimane si vedono proprio i risultati completi, e vi devo dire la verità, io continuo a sudare sopra il labbro superiore, non penso che sia migliorato ma non si è risolto, quindi siccome aveva iniettato un po' meno prodotto mi aveva detto guarda, se hai ancora questo problema quando fai la visita di controllo andiamo ad aggiungerne un po', quindi purtroppo dovrò farne altro oggi. La cosa non mi sconquifera, non mi rende troppo felice andare a farmi bucherellare di nuovo. Speravo non ce ne fosse bisogno, però purtroppo devo, perché appunto il problema non si è risolto. L'altro giorno asciugavo i capelli con il phon e mi basta questo per avere tutte le goccioline qui, è veramente veramente fastidioso, quindi appunto oggi faremo un'aggiunta, che tra l'altro non dovrei neanche truccarmi in realtà, ma siccome l'appuntamento è praticamente questa sera, nel frattempo non voglio andare in giro struccata, anche perché la mia pelle soffre tantissimo il freddo. E se ho il fondotinta la sento più coperta dagli agenti esterni, oltre al fatto che appunto adesso abbiamo anche fatto la protezione 50, importante, ma il fondotinta mi aiuta appunto a proteggere la pelle dal freddo. Questo è un po' l'aggiornamento botox, perché mi avete chiesto in tantissimi, ma non posso ancora appunto aggiornarvi del tutto, perché voglio aspettare di vedere effettivamente come va adesso quando facciamo questa aggiunta, diciamo. Comunque ragazzi, sono super super felice di tornare a casa a Trieste, non mi sembra vero, aiuto, boh, vabbè che non è tantissimo che manco, in realtà saranno 2-3 mesi, una cosa del genere. Una mia cara amica ha avuto un bimbo, quindi lo conoscerò e sono super emozionata, mio Dio ragazzi. E naturalmente sono super felice di fare il pranzo di Natale e le festività con la mia famiglia, che tra l'altro non solo con la mia famiglia, ma il 24 sera mi ha invitato la mamma di Neil, quindi la sera della vigilia praticamente la passerò con Neil e andiamo da sua mamma. Anche questo mi rende molto molto felice, perché se non sbaglio l'ultima volta che l'ho vista era proprio l'anno scorso a Natale, ormai è tipo diventata una tradizione che ogni anno a Natale mi invita e quindi andiamo anche da lei, bellissima sta cosa, perché siamo sempre andate molto d'accordo, quindi inizialmente quando mi ci sono messa con Neil no, tipo, ma poi siamo andate super super d'accordo. E quindi mi fa super piacere che mi inviti sempre e mi diverto un tantissimo, ed è bravissima a cucinare, quindi sono insomma molto contenta, e sono contenta anche di rivedere Neil, che non lo vedo da un bel po' di tempo ormai. Sto cercando anche di organizzarmi con tutte le amiche mentre sono giù, anche se non è mai semplice perché siamo tutti impegnatissimi durante le festività e tipo stiamo cercando di ritagliarci qualche spazietto per vederci. E poi invece a Capodanno avevo una mezza idea di restare in Italia, anche perché in realtà avevo tipo 2 feste diverse tra cui poter scegliere, ma siccome ho diverse amiche in realtà che posso vedere a Capodanno qui ad Amsterdam, ho deciso di tornare ad Amsterdam. Ad essere onesta, mi dispiace anche lasciare i gatti
stati per così tanto tempo, non sono da soli perché appunto c'è un'amica che viene quotidianamente da loro quando sono via, ma il mio problema sono i botti di Capodanno. Già solo, vi faccio un esempio, già solo quando abbiamo visto, c'era qua una mia amica, abbiamo visto la partita della finale dei mondiali, insomma, e esultavamo magari per i gol eccetera. Denver, la gatta non tanto, gatta stellina non tantissimo, ma Denver era, ragazzi, terrorizzato già solo perché noi seguivamo la partita e ogni tanto tipo gridavamo gol oppure no oppure fallo, capito? Cioè già quello per Denver purtroppo lo terrorizza e tipo è scappato sotto al letto, tremava, non voleva più uscire. E quindi se solo noi che esultiamo per la partita lo fa terrorizzare così tanto perché non è abituato a rumori forti, grida o del genere, cioè quindi si spaventa tantissimo, poverino. Tra l'altro in questi giorni purtroppo stanno già lanciando qualche botto e li vedo proprio terrorizzati, Denver in particolare, ma in realtà entrambi. E tra l'altro hanno, è già da qualche tempo in realtà che hanno vietato i botti di Capodanno in centro ad Amsterdam, ma nessuno sembra fregarsene perché i botti continuano tranquillamente come se non ci fosse stato assolutamente nessun divieto. E quindi non voglio lasciare i miei gatti soli, anche perché cominciano ad avere una certa età, gatta stellina ha 13 anni già compiuti la scorsa estate, gatto Denver ne ha 11 già compiuti la scorsa estate e io non mi sento tranquilla a lasciarli da soli tutta la notte sapendo che qui in centro ad Amsterdam succede il delirio con i botti. Quindi non ho avuto proprio il coraggio di dire sì, rimango a Trieste anche per Capodanno, perché poi per loro è veramente uno stress gigantesco rimanere soli a Natale e poi subirsi questi botti a Capodanno. Quindi preferisco stare qui, faccio cena con gli amici, poi magari usciamo, ma non tanto dopo la mezzanotte, voglio tornare a casa. Quindi sì, vigilia, Natale, Santo Stefano, li passerò con la mia famiglia, ma poi Capodanno sarò qui ad Amsterdam. Fatemi sapere che cosa farete voi a Natale e a Capodanno, che sono curiosa, ma ci tenevo anche a dire perché so che il periodo natalizio può essere anche un periodo molto difficile per alcuni, magari in particolare per chi si sente solo, e quindi volevo esprimere la mia vicinanza anche a chi si sente così quest'anno. Non dimentichiamoci che non c'è niente di sbagliato a non sentire le festività, a non voler festeggiare perché magari è un periodo difficile, quindi se state passando un periodo del genere vi sono vicina, e vi sono vicina anche nel caso in cui non siate da soli ma vi sentiate da soli, ad esempio se avete un partner tossico e siete in una relazione non contenta, oppure se dovete passare Natale con persone appunto non molto gentili, che io purtroppo queste persone le ho conosciute e tendono a rovinare tutte le festività, compleanni, Natale, rovinano tutto. E quindi in particolare appunto proprio le festività, non so perché, ma non le sopportano. Quindi se avete una persona con tratti narcisistici accanto o persone appunto manipolative eccetera che rovinano le festività, vi sono vicina anche in questo caso, perché credetemi, vi capisco, ci sono passata. E se devo essere onesta e posso aiutare qualcuno, vi dico che è meglio stare da soli, credetemi, piuttosto che passare le festività con questo genere di persona. Specialmente durante le festività, il Natale è un periodo duro per alcune persone, per chi non sta benissimo. E quindi niente, volevo farvi sapere che vi sono vicina. Ultimamente metto sempre anche una matita color carne
nella rima interna dell'occhio, che secondo me lo rende subito molto più luminoso e apre tantissimo lo sguardo, sembra che abbia gli occhi più grandi. Questa è We Makeup, è la Only Eye Pencil numero 05. È un colore molto burroso, in realtà non è proprio bianca, è tipo un color carne. Come rossetto invece applico questo di Rare Beauty, che è praticamente l'unico prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Questo mi è piaciuto veramente tanto di tutti i prodotti che ho provato Rare Beauty, anche se riproverò il fondotinta. Mi avete detto che ne ho applicato troppo, il fatto è che se ne applicavo di meno la coprenza non c'era, quindi non so che senso ha mettere un fondotinta se non mi dà coprenza. Comunque queste sono mie particolari idee, opinioni. Comunque sì, il rossetto in realtà mi fa impazzire, lo sto usando un sacco. La colorazione è Humble ed è un lipstick matte, cioè ditemi voi se non è meraviglioso. Io adoro questo colore, è stata una scoperta fantastica. A volte metto solo la matita, a volte metto la combo matita rossetto, altre volte solo il rossetto, ma è un colore veramente bellissimo. Non secca le labbra nonostante sia un rossetto opaco. Questo mi piace un sacco. E questo è il nostro trucco completo di oggi, ragazzi. Adesso usciamo, andiamo a fare tutte le cosine che dobbiamo fare. Devo finire un sacco di cose oggi, quindi let's go. Ciao, volevo salutarti, amore mio, che sto uscendo. Ciao, Bubu. Oh, l'abbiamo preso proprio nel bel mezzo del sonnellino, il mio amore. Oh, che bravo, gli ho messo la copertina qua e dorme sempre qua adesso. Che bravo, Bubu. Grazie, bacini. Che bravo, che bravo. Banana, Bubu. Banana, Bubu. I miau silenziosi vuol dire che è stanco. E qui chi c'è? E qui chi c'è? Ah? Patatina. Ciao, Sennina. Ciao. Ah no, non ti disturbo. Ok, la gatta vuole essere lasciata in pace. Lei deve fare la nannetta, il suo pisolino. Ciao, Stellina mia. Ciao, Stellina mia. Guardate che carina la piazza principale. Insomma, una delle piazze principali. Piazza Dom, sicuramente la conoscete. Con tutte le lucine, con l'albero di Natale, è bellissima. Quest'anno hanno fatto veramente un lavoro bellissimo. La sera ovviamente è più bella, che si vedono tutte le luci. L'albero è gigante e mi piace un sacco. E qui tra l'altro, adesso vi faccio vedere, ha aperto un nuovo negozio Dior. Ci siamo state ieri ed è bellissimo, stupendo, gigantesco, a tre piani. È proprio di fronte al centro commerciale, quello in cui vado spesso, lo conoscete. E appunto, guardate che meraviglia, è gigante e anche dentro è molto molto carino. Ok, prima cosina fatta, ho portato le chiavi di casa all'amica che viene per i gatti. Adesso vado a ritirare, non so se ho uno o due pacchetti, poi unghie e poi spedire questo. Quanto è bella questa piazzetta, guardate che meraviglia. Amsterdam tra l'altro è calmissima, c'è pochissima gente perché se ne sono andati tutti per Natale praticamente, sono tornati tutti a casa. Che meraviglia però. Sono passata a casa, ho lasciato i due pacchetti e adesso vado a spedire questo. Nel frattempo ho fatto anche le unghiette, che non sono venute niente male, però oggi non c'era la solita ragazza che me le fa e questa non era per niente delicata, infatti mi ha fatto anche una mini ferita, non penso riusciate a vederla, qui e anche sul pollice. Non mi è piaciuto per niente, mi sono lamentata. Poi è stata più attenta, però cioè ormai il danno era fatto, quindi mi ha un po' stupito questa cosa, perché vado in questo salone da più di un anno, mi sono sempre trovata bene. Comunque adesso andiamo a spedire appunto ancora questo pacchettino, ma mi sto godendo veramente la passeggiata perché guardate che bello. Cioè, ma che cos'è questa vista? Ditemi voi, come si fa a non ammirarla? Cioè è troppo bello. Eccomi tornata alla Amsterdam Cosmetic Clinic. Quanto è bella questa saletta d'aspetto con l'albero. E siamo riusciti a fare anche praticamente tutto, perché questo è l'ultimo appuntamento di oggi e
appunto dovrà struccarmi questa parte. Aiuto, un po' di ansietta mi viene sempre, speravo di non doverlo rifare, però sì, appunto non, praticamente non ho visto differenza, quindi per forza devo. Come potete vedere è fatto, infatti sono tutta fucsia, mi ha tolto il trucco appunto solo qui e si vede un sacco. Non ho filmato stavolta perché ho filmato la volta scorsa e quindi sicuramente già avete visto tutto. Adesso dovrebbe andare molto meglio, ho detto la dottoressa, perché abbiamo fatto poco la volta scorsa proprio per andare cauti, per fare esattamente quello che mi serviva e non di più. Stavolta appunto siamo andate giù più pesante perché su di me ho comunque questi muscoli miei sono molto, mi spiegava, comunque li uso tanto, quindi sono molto rafforzati e quindi ci vuole un po' una dose in più, tra virgolette, per addormentare questo muscolo. E quindi appunto adesso mi ha detto che tra 2 settimane, quando ci sarà l'effetto totale del trattamento, di farle sapere com'è. Adesso sto aspettando un Uber e finalmente torno a casetta, fatto tutto. Anche perché così, cioè, dove voglio andare, così voglio dire. Nel frattempo vi faccio vedere le unghiette appena fatte, che non mi dispiacciono, però lo vedete che mi ha ferito praticamente vicino alla cuticola, sul dito. Non me le faccio nemmeno mai tagliare, quindi questa cosa onestamente mi fa arrabbiare un bel po'. Eccomi tornata a casa, ragazzi! E già messo il pigiama, come al solito appena torno a casa devo togliere tutto, anelli, bracciali, orologio, tutto, e mettere un pigiama bello comodo e caldo. Volevo farvi vedere uno dei pacchetti che sono andata a ritirare, è il nuovo libro di Gianmarco Zagato, Vuoi sapere un segreto? Sono molto curiosa, vi devo dire la verità, lui tra l'altro è uno strafigo pazzesco in questa fotografia, mamma mia. E siccome io amo il paranormale, sono super curiosa, anzi domani me lo porto in aereo questo libro. Grazie Gianmarco. Io vi saluterò qui, ragazzi, perché sono un po' imbarazzata a filmare il resto del video con tutti i segni di entrata della siringa. Quindi adesso vado a fare la valigia e mi ordino qualcosa da mangiare, perché praticamente non ho fatto la spesa, e perché con l'idea che comunque me ne sarei andata non aveva senso prendere cose che sarebbero scadute nel frattempo, e quindi ho praticamente il frigo vuoto. Ieri ho ordinato sushi, oggi penso che ordinerò il wok. Quindi mia family, adesso vi saluto davvero. Per qualche giorno non ci saranno nuovi video, perché appunto la vigilia, il 25 e il 26, mi godo la mia famiglia, dei miei amici che non li vedo da mesi. Quindi, però sicuramente ci saranno uno o forse 2 nuovi video comunque prima di Capodanno. È veramente imbarazzante questa cosa, perché mi vedo nel monitor della videocamera mentre filmo ed è molto imbarazzante. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Io vi mando un bacio enorme, venite qua che vi abbraccio fortissimissimo. Questo sarà quindi l'ultimo video che vedrete prima di Natale, ci tengo tantissimo quindi a farvi tanti auguri, ad augurarvi buone feste e buon Natale se lo festeggiate naturalmente, e ricordatevi che se è un momento difficile per voi, sappiate che non siete soli. So che per tanti è un momento difficile questo delle festività, quindi sappiate che avete un piccolo pezzettino del mio cuore vicino a voi se state passando un momento difficile, che so che sotto le feste è sempre ancora peggio, insomma. Quindi un bacio e a presto mia family, ciao.